amici di YouTube, io sono Marco e questo è Marco's Corner. Bentornati al vostro appuntamento musicale settimanale preferito. Oggi siamo qui ragazzi e con siamo non intendo me e voi, ma intendo me e il mio amico Covid. Esatto ragazzi, al concerto di Dua Lipa, come potete vedere dal mio ultimo vlog, ho preso il Covid. Ed è una settimana praticamente quasi che sono positivo. Sono chiuso in casa, per fortuna oggi che è venerdì ragazzi mi sento molto meglio. Le fasi brutte, diciamo, febbre alta e malessere vario, l'ho già superate e adesso, diciamo, ho un po' gli strascichi di tosse e raffreddore. Fatto questo preambolo, oggi siamo qua perché è ufficialmente iniziata l'estate, anche musicalmente parlando, in quanto oggi sono uscite davvero un sacco di hit estive, partendo dalla mia prefe che è Anna Mena con Mezzanotte, la nuova canzone di Blanco e quella di Anna, che è un remix di Gasolina della Divinas, ragazzi, del mondo di Patti. Però quella che davvero conta, come ogni estate, è ovviamente la canzone di Fedez. E stiamo parlando di La Dolce Vita featuring Mara Sattei e Tananai. Che fun fact, se vi andate a recuperare il concerto di Dua Lipa, noi li abbiamo anche visti al concerto. Io mi aspetto una cosa molto anni 60, anni 50, un po' in stile 1000 appunto, una cosa molto 1000 2.0, anche perché comunque dal titolo, dai loro look della copertina, si capisce che il mood è quello di un'estate vintage, ecco. Squadra che vince, in questo caso si cambia per i cantanti, ma non si cambia per il mood. Però sono davvero molto felice di questi due nomi, appunto, Mara Sattei e Tananai, che a me piacciono molto, tutti e due. Quindi basta, io direi di non perdere ulteriore tempo e andiamo ad ascoltare La Dolce Vita di Fedez featuring Tananai e Mara Sattei. Ma che stupido, prima di fare ciò, velocissimamente vi ricordo che se volete supportare il mio canale potete farlo mettendomi mi piace oppure iscrivendovi al canale. E se volete saperne di più, mi raccomando, seguitemi nei social che trovate nella descrizione. Ora giuro che siamo pronti a partire, quindi let's go. E poi passo un anno e ci sembra meno. Ok, sì, c'è tipo quel... Vai, come se la stessimo ascoltando sul vinile da una vecchia radio. Ma questa era Fedez o Tananai? La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Ok. Raga, il vibe è ovviamente anni 60. Questo cos'è? Un twist. Figa. Anzi, secondo me è molto più vintage questa di 1000. Mara! Mi piace fare la festa. Let's go, Tana! Tutti nel back a far festa. Che figata! Tum tum. Nei suoi occhi, droga. Perché se no droga? Bella la base. Tum. Turururum. Turururum. Se ci beccano stica. 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 Au. 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 Sentiamoci bene questo ritornello. La vita senza amore non mi farà mai bene. È molto appunto romantic summer vibes. È troppo gioiosa, troppo funny. Fa ballare. Boom. Chiaramente finiva così. Allora. Devo risentirla subito. Assolutamente. Voglio subito risentirla. Ha un replay value, secondo me, si dice così, altissimo. Nel senso che non vorresti mai smettere di sentirla, secondo me. Sarà appunto che già 1000 l'altro anno ci ha messo una carica pazzesca, ci ha fatto ballare tantissimo. Poi secondo me adesso appunto c'è questa nostalgia un po' degli anni 60. E secondo me il fascino vintage ha davvero qualcosa che riesce a catturare evidentemente anche nell'ambito musicale. Cioè, erano così semplici quelle canzoni, appunto parlavano d'amore,
forse adesso ci vuole un po' di distacco anche nelle nuove testive da appunto le solite tamarrate. Ed è forse quello a cui vuole aspirare un po' Fedez adesso, uscire dalla sua fase senza pagare, no? Che era appunto tamarrissima, ed entrare in quel mood, in quel vibe un po' più romantico per un'estate sognatrice. E adesso ovviamente sono stracurioso di risentirla proprio perché voglio vedere bene il testo, voglio capire bene il rap di Tananai, perché a un certo punto ha detto droga, lol. Voglio sentire la dedica di Fedez a Chiara, perché dice appunto, e alla sua famiglia, perché dice la vita senza amore che sapore ha, tipo che senso ha. Pa, bellissimo. La vita senza amore, che vita è, appunto. Tra l'altro, raga, lui l'ha registrata mentre stava affrontando l'operazione, tutta quella storia. Ecco Mara, non so dirti di no quando vivo solo per noi. Mi piace fare la festa. Tutti nel back a far festa. Strafiga questa parte, tutti nel back a far festa, che ci sono i bei spum, pum, pum. Droga? Cosa c'era nei tuoi occhi, droga? Adoro! So che non hai mai visto le Y di Rotteremo Ryanair e se ci beccano sticca. Raga, questo ritornello è la vita! Poi è bellissimo perché appunto ogni volta che parte un'altra strofa del ritornello lei è sempre più in alto con la voce. Avete creato una bomba. Cioè, se l'anno scorso 1000 non mi era piaciuta sin da subito, quest'anno ragazzi, devo dirvelo, mi avete conquistato subito. È fatta proprio tanto tanto bene questa canzone. Secondo me proprio i featuring sono azzeccatissimi. Il summer vibe c'è tantissimo. La nostalgia estiva anche la crea. Il mood è tutto perfetto. Soprattutto il ritornello è davvero mega mega catchy. Io me lo vedo già che tutti lo cantano, tutti lo urlano quando arriva Mara. It's a bop. It's a fucking bop. Uscitemi il video adesso. Sicuro sarà streamata dappertutto. Sarà la canzone dell'estate, palese. A meno che adesso non arrivi, bisogna ancora aspettarla. Baby K che deve muoversi, perché tutti attendiamo anche da lei. Ragazzi, io spero che questa reaction vi sia piaciuta. Mi raccomando, se è stato così, lasciate un mi piace e se volete sostenermi iscrivetevi al canale. Se siete interessati a parlare con me di questa canzone e di qualsiasi altra cosa, potete farlo tramite social che trovate in descrizione. Io voglio assolutamente che mi commentiate che cosa pensate di questa canzone, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, ma se non vi è piaciuta, come fate a dire di no? È troppo bella. E niente, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao.